Buonasera, 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 bentrovati, bentornati e bentorniti. Paffina, usa Twitter e segui Ciarpame Inc. su Twitters. Sul Twitters, che è dove le situazioni avvengono e gli avvisi vengono diramati. Usa Twitters come fonte ufficiale per tutte le tue ciarpame esigenze. O ciarpami esigenze, non lo so. Non so quale sia l'aggettivo. Comunque, eccoci qua. No, c'è la... Scusate, vi tocco un attimo. Vi afferro con vigore. Provo a tiltare questo. Oh, là! Buonasera. Adesso mi vedete qua, sono piccolissimo. Comunque, buonasera, buonasera. Il canale Telegram anche si potrebbe fare. Però Twitter è bello, è un bel posto Twitter. Ci succedono cose, puoi seguire la gente. Qua c'è il foglietto dell'altra sera di coso. We were here, non so se vedete che ci sono tutti i cubi disegnati. Non so com'è. Comunque, io sto cappottando ogni cosa sulla mia scrivania. Ci sono anche dei capelli. Che bello. Oh, siamo tornati a parlare degli incubi. Dopo l'incubo di We Were Here. Senti che rimbombo che c'è in questa stanza. Devo un po' addobbare le pareti. E chi si rivede? Non è che è saltato una sera. Paffina, adesso fai un po' troppo la profumata. Qua io sono stato 3-4 mesi senza fare live. Le scatole di uova sulle... Ma no, ci volevo mettere, non lo so, dei quadri, degli arazzi. Volevo intanto mettere qua sullo sfondo, perché questo è un muro. Non c'è più la... Ho sentito le candele la notte. E io ho sognato invece l'incubo, il mostro. R4, perché si sposta? R4, stai fermo. Perché ogni volta che mi siedo a questa scrivania sei in una posizione diversa? Allora, no, vi stavo dicendo che qua c'è un muro adesso, non c'è più la libreria come ai bei vecchi tempi andati, e volevo metterci tipo una bandiera. No, no, niente candele, solo tipo bandiere, poster, arazzi. Non lo so, quadristica. Oh no. No, il tentacolino no. Il potere dello Squid 4. Non mi avrà mai il potere dello Squid 4. Allora, dunque. Suoni incredibili provengono da fuori la mia finestra. Questa sera, intanto bevo, sorseggio un po' di Pepsi. In realtà potrei anche farvi vedere. No, non voglio che vediate in mezzo ai miei files. Il capitano! E no, non ci metto il poster del capitano. Allora, intanto controlliamo che siano compatibili. Allora, questo è anche il Mirrors. Che però noi non vogliamo. Allora, stasera lavoreremo un po' sul nostro mostro. Sul nostro incubo, sul grande protagonista di questa pièce teatrale che è l'incubo. Quindi cerchiamo di renderlo una cosa un po'... Questo si può applicare, questo si può applicare, direi, mi sembra conciato in maniera... vabbè, Twitch perché deve pensare male? Siamo pirati. Twitch non deve mettere becco. Sulle mie decisioni
Potrei anche fare la bandiera del Fancy Club. Ora che ci. Ah, a proposito di Fancy Club. Ieri sera ero stanco, non me la sentivo di farla live perché avevo un po' di mal di testa, ma mi sono lo stesso messo a cazzeggiare con. No, non è qua. Dove cacchio l'ho salvata? L'ho salvata qua. Funziona, non so. Ma gli manca un dito, aspetta, fermo, me ne sono accorto. No, ce li aggiusti. No, 5, giusto, non so neanche più contare. Fa cacare. È terribile, è agghiacciante. Beh, adesso che ve l'ho fatta vedere posso vergognarmene ancora di più. Dunque, invece l'incubo è sempre bello, è sempre un grande onore, maestro, ma come fa? Te in fre. È buono qui. ma il tentacolino non mi ha intimorito. No, ma alla fine mi sono riposato ieri sera. È stato riposante perché mi sono messo a guardare Friends. Sono messo a guardare Friends e mentre c'era su Friends mi sono messo a cazzeggiare su Blender senza un'idea precisa. No. E così è venuto fuori quell'oscenità lì. Ok, più o meno il becco. Okay, allora, aspetta, dobbiamo applicare questo. Così posso avere un po' più di controllo. Tentacolino che si allunga. Oh no, oh no. Sta venendo qui per me il tentacolino. No, no. Guarda che labbroni incredibili. Guarda lì. Sembra è il Nicki Minaj degli incubi. No, Francesco, l'ho letto adesso, non è bellissimo, è un'oscenità incredibile. Posso fare meglio. Ma perché? Ma me lo No, non voglio. Francesco, ti sembra il modo? Francesco? Eh? Ti sembra il modo di parlare? Non ti ho cresciuto così, Francesco. Ti ho cresciuto meglio di così. Non lo so, no, così sembra. Non so, Neil Armstrong. Non Neil Armstrong. Cosa, come cacchia che si chiama? Che paura. Quell'altro. Sì, in effetti non ha granché senso. Dunque. No, così sto labbrone qua non mi piace. Perché non mi piace neanche così. Vorrei renderlo più bello, ma non so come renderlo più bello. È un po' sì, ma forse è questa la sua bellezza intrinseca, il fatto che sembri uno con due Pringles in bocca. Forse è questo a renderlo così intrigante. No, facciamo col mentone. Diventa crimson il mentone. Guarda che bello. È tutto così. No, in realtà ci sono. In teoria ci sono anch'io. Vedi, aspetta, eh. Posso. Ciao! Posto. Ciao Klaus, che piacere averti qua insieme a noi. Che piacevole sorpresa. Chi l'avrebbe mai detto, anche tu qui.
Com'è piccolo il mondo? Ma guarda che tu tutto storto. E vedi, alle volte, come si risolve la giornata. Io però continuo ad avere difficoltà incredibili a cercare di rendere questa cosa accettabile. Ma io quasi la lascio così, ma che mi frega. Scusa, fammi vedere un po'. Ah, non ho aperto la musica. Facciamo un po' di musica. Allora, becco papero. Brava, brava Paffina, brava, mamma mia. Allora, io sono confuso da svariati elementi. Uno è questo. L'altro è questo. Che questo è il limite del... Lo desidero. Questo è intrigante, però, in realtà. Qu questo cos'è? Cos'è? Cos'è sta roba? Perché? Cos'è? Ma che è sta roba? No, fermi, che è? Vai, questo è puro genio, va bene. Va bene, ok. Allora, cerchiamo di trovare ciò che stavamo cercando. Che non era questo. Quanta brutalità. Quanta magnificenza. Non lo so, parecchi però, evidentemente. Guarda questi, un uomo... È un'oca che si amano. Questo è forse più incubo del mio incubo. Ma perché non troviamo ciò che stiamo cercando? Però almeno c'è la musichetta. Animale. Con le presine dell'IKEA, ma che bello! Però forse con le presine sembravano più ornitorinchi. Dei platipi. Che però non è quello. Comunque, allora, in realtà da quello che riesco ad evincere da questo incubo febbrile che mi stanno proponendo, è che la cosa, la mascella di sotto è leggermente più corta. Al contrario di ciò che sto facendo io. Becco di falco, becco di Barbagianni, becco di tucano, un teschio. Che paura. Dimmi, Francesco. Bello. L'hai fatto tu? Bello. Vuoi fare le live al posto mio, Francesco? Mi stai cercando di sfidare? Ma no, ma becco è bic. Questo è becco in inglese. Sono grande, massimo esperto di becchi. Ma
No, questo mi sembra un po' più di falco. Ah, e pensavo ti fossi cimentato anche tu nel Blenders. E poi è passato alle ali. E qua mi spiega che hanno un angolo di circa 53 gradi. Ma mi fa piacere. E sono tutte nozioni incredibilmente intriganti. Ma tu che cosa? E beh, magari i tucani sono molto riservati. E allora ogni volta che qualcuno cercava di toccarli, mi dicevano no, no, no. E con la zampetta allontanavano. Minchia, ci sta dentro, ragazzi. Sì, mi sa che mi conviene cercare Duck. Io però vorrei abbassare un pochino, però, se me lo permetteresti. Perché sennò io mi uccido le orecchie. Che eccomi, scusate, ho avuto dell'imprevisto. Chi è? Questa battuta. Ah, magari erano persone riservate, scusami. Buonasera Mattia, buonasera, buonasera. Allora, dicevamo. Cerchiamo Duck. No, cerchiamo Duck Beak. Però non c'è questo. No, però non si vede un cacchio. Animali Lego? Dov'è l'animale Lego? C'è questo forse. Che è Darkwing Duck, no? Che bello. Ma è bello Darkwing Duck. Però non è Darkwing Duck che ci serve. Comunque sì, coso inferiore è sempre un po' più piccolo. Quindi cerchiamo di mantenerci su questa. Sì, ma comunque da qua più o meno. Sì, a parte Darkwing Duck, che è troppo più bello di ogni cosa. È un po' più piccolo. Quindi bisogna prendere questo. Questo. No, questo assieme a questi e muoverli lungo la Y. C'è un gabbiano e un pappagallo? No, fermo, dove? Ma qua sulla ricerca precedente, sulla ricerca posteriore. C'è questo, guarda che bello. Ma bello questo, guarda che bello. E io credevo di aver creato un incubo. Invece qua è. Oddio, ma questo è inquietante. Questo è un alieno. Comunque, cerchiamo di risolvercela così. Cominciando ad accorciare qua. No, non volevo aprirla. È che sto cercando di inutilmente di muovermi con la rotella e non devo. Allora, sì, c'è quello superiore che deve fare un po' più. Deve fare un po' più. Così si deve chiudere un po' di più. Essere un po' più complementare, come dire. No, però non così. Abbassare questo. E vorrei farlo un po' più a punta, se fosse possibile.
non mi piace. Però se faccio così rovino tutto per sempre. Esatto. No. No, questo è l'incubo vero. Perché avevamo deciso in corso d'opera di modificarlo e renderlo più inquietante facendogli il becco. Era stato deciso da me unilateralmente che sarebbe stato molto più inquietante così. Il becco di Howard è in realtà è più o meno quello che ci servirebbe, il becco di Howard, che è in realtà il becco, il tipico becco stile Disney. Ma senti che groove, che sound. Roll music, ci... Ma che bello. Ma questo è... Non è il tipico chiptune che mi aspettavo, ma lo accetto. Allora, cerchiamo di renderlo arrotondato. Francesco? Dimmi, Francesco. E beh, è praticamente quello tipico della Disney. Più o meno sì. Però forse mi... Non lo so. Perché se poi tu vai a vedere... Questo in realtà non penso che verrà animato l'incubo. Credo che l'incubo rimarrà così con la stessa espressione in eterno. Non penso che lo animerò. Quindi forse un po' più stile papero di gomma. Ma perché George Re della Giungla? Ma cosa stai dicendo, Mattia? Ma ti droghi? Cosa c'entra George Re della Giungla? Comunque... Dicevo, volevo tenerlo forse un pochino più così da papero di gomma, con magari un grado in più di libertà, quindi tenuto sempre un po' così semiaperto, però un po' più arrotondato, come dire. Tipo un po' più così, questo magari un pochino più così. Questo continua insistentemente a farmi cagare. Io non capisco come risolvere. Ti prego, smettila di farmi cagare, per favore. Forse così. Forse alzando un po' questi. Forse così cominciamo a vedere la luce. Oddio. Forse. Allungare un po' la parte superiore, sì, potrebbe essere un'idea quasi vincente. Un po' uno di quei personaggi di Cartoon Network. Aspetta, c'era un cartone che aveva un papero terribile.
Aspetta, vediamo se lo trovo. No, queste sono decisamente troppo recenti. Avuto come un flash, ma forse è tipo effetto Mandela, in realtà è una roba che non è mai esistita. Mi sembra di vedere, però. Non lo so. Forse è solo la mia mente contorta e distorta. Tipo, questo non ho idea di che cosa sia. Oddio, questo! Fat Dog Mendoza era proprio terribile. Questo ho scoperto di recente che il robot era doppiato da Mark Hamill. Era bellissimo comunque anche questo. Duck Boomerang? Qual è Duck Boomerang? Non boomerang. Te lo stai inventando, Francesco? Scusami? Ho paura. No, ma sono le stesse canzoni. No, io questo mi fa paura. Questa era carina, forse? Ho rotto tutto? Pronto? Pronto? Si è rotto Free Music Archive? L'ultimo della seconda riga. Questo? Ma che roba è? Non me lo ricordo minimamente, ma zero. No, non saprei. Oh, questo era terribile. Non terribile, era un sacco carino questo. No, ti giuro. Ah, no, era questo qua. Era questo affare qua. La prima live del PC Melanzana. Oh, sono un po' onorato. Comunque, mi si è rotto Free Music Archive. Pronto. Sexy Free Music Archive. Niente, torniamo ai vecchi metodi. Mandy e Tenebra. Ma più di Mandy e Tenebra c'era Hector Polpetta. Hector Polpetta era bellissimo. Guarda che bello Hector Polpetta. Che era sempre fatto da Maxwell Atom. Ed era dato in double feature, cioè lo davano in double feature, lo davano prima Hector Polpetta e poi Billy e Mandy. Che bello Hector Polpetta. Torniamo. Chi è Rosalba? Royalty Free Music. 8 bit e ci mettiamo mix 8 bit royalty free music. Che sussurro questa signorina nelle mie orecchie. Questo non l'ho mai visto. Ma perché c'è sta signorina che mi deve sussurrare nel cervelletto? Ti sei persa della roba incredibile. Hector Polpetta, tanta roba. Squirrel Boy era un po' una schifezza. Vabbè,
bravi tutti, non so. Bello, bello, bello. Torniamo ai nostri accadimenti. Secondo me così può andare bene. No, volevo. Aspetta. Dove cacchio è? Così. Facciamo un po' più curvo. Questo perché è finito qua a bagage? Scusami. Ok, secondo me così può andare. Mi sembra accettabile. Che ne dite? E adesso cerchiamo di fonderlo con il resto. Abbassiamo un po' il conto dei poligoni di sta roba e cerchiamo di farne un pezzo unico. O in realtà no, che ci frega. No, aspetta, però manca. Perché tipo i becchi che si rispettano, che si rispettino, hanno la feature di avere la gobbetta del naso. Quindi cerchiamo di fargli un qualche tipo di gobbetta del naso. Però dovrei creare della geometria in. No, posso fare il trucchetto. Posso fare il trucco a magia, a magia, dare un po' più di rilievo a questo. Basta beccare il punto giusto. Dare rilievo a questo e direi che ci siamo. Questo magari buttarlo un po' più indietro. Dai, no, forse è troppo. Un po' più, un po' così. Che sia, no. Però allora. Buonasera Riccardo, buonasera. Bentornato nell'incubo. Vorrei schiacciarlo un po' di più qua, però così facendo rischio di sbagasciare tutto quanto. Grazie dell'informazione, Francesco, sono molto contento che tu ti stia divertendo alle mie spalle. No, non ci sentiamo paperosi comunque, ci sentiamo incubi. Ci sentiamo in vena di incubare, di essere una malsana fissazione. Allora, se nel caso voleste, se voi avete una cosa che vi piace, no? Però per qualche oscura ragione volete rovinarla senza possibilità di tornare indietro per sempre? Venite da me. Io ve la posso rovinare quasi gratis. No, forse l'ho aggiustata, guarda lì. Forse sono riuscito a non rovinarla troppo.
Non è vero, Riccardo, sono sempre meglio i paperi. No, adesso la mia nuova droga sono le barrette Mars gelato, però quelle sottomarca dell'Eurospin. Sono una droga vera. Se non le avete mai provate, non sapete cos'è la droga. Le barrette gelato Mars sottomarca Eurospin. Fidatevi. No, altro che Bounty. Nell'eterna guerra tra Mars e Bounty, Gondor sta con i Mars. E non con Bruno. Con tutti i Mars. Perché non riesco a trovare una situazione. Fermi, fermi, salva. Per l'amor del cielo, salva. Salvo due, tre volte. Ok, mi sembra che più o meno. Adesso devo capire che cazzo sta succedendo qua dietro. Se io muovessi questo, va tutto a bagasce. Non ho capito. Con il prosciutto non prosciutto vegetariano senza lattosio con il peperoncino. Scusami. Allora, è prosciutto ma non prosciutto. Perché è vegetariano. E senza lattosio. Come senza lattosio? Perché il prosciutto non prosciutto di cosa è fatto? Di fatto di latte, non lo so. Di cosa c'è dentro? Che è? Che è? Prosciuffo. E non so, perché se mi viene a dire prosciutto senza lattosio, io ti dico. E certo. E certo. Carne latto. Come carne? No, aspetta, come carne? Non è vegetariano? Ma per fare il prosciutto serve i derivati del. Non ho capito, non sto capendo. Ma quello normale non c'era il lattosio. Io non sto capendo niente. Già sono qua che sono in difficoltà per conto mio. Come il prosciutto al lattosio? No, scusami. Quando è successa questa cosa? Dov'ero io quando succe. Dov'era Gondor quando il prosciutto aveva il lattosio? Sono sciocco, sono esterrefatto. Questo dove è che conduce? Conduce qui? No, conduce qui. Questo e. Pane anche svariate maledizioni inca perse negli anni. Pane anche una percentuale minima di odio. A olio e odio, ce l'ha tutti. Me lo seleziono, quell'affare per favore. Questo, dai.
Salute, Paffina. Io non so se, se avrei il coraggio di provare una situazione del genere. Quindi, perché premo sempre il caps locks? No, premi shift. Shift. Allora, mi sembra che come situazione ci siamo. Oh no, c'è un moscerino. Oh no, ho macchiato il muro di col sangue dei miei nemici. Ho peggiorato la situazione, perfetto. Allora, no, mi sembra che... Scusa, intanto, shade smooth. Guarda quanto è smooth. So smooth. Nascondiamo momentaneamente questo e questo, così ci leviamo questo dalle balle. Questo lo chiudiamo perché tanto non ci serve. No, però devi scalarmelo sul punto medio. Ok. E addirittura potrei fare mergi al centro. Così sembra proprio Willy l'orbo. È un po' Willy l'orbo. Se Willy l'orbo avesse avuto il becco... Ti mostra l'interno? No, qua non... Qua lo isola. Ah. E meno male che l'ho isolato, perché adesso ho notato che ci sono questi vertici birbantelli. Ah. Ah, birichini. Ok. Ma no, perché magari hai selezionato un'altra mappa dei comandi. Non mi insultare. Ma perché si è sbagasciato tutto adesso qua? Cosa... Perché? Perché? Cosa ti ho fatto di male? Ok. Ok. Ah, non sai cosa forse? Non è che... No, non è che... Ma perché si... Fammi un attimo tornare indietro che voglio vedere cosa è capitato. Ok. Ah, perché erano selezionati quando... Ok, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Bravo, bravo. Quindi adesso questi li posso eliminare. Questo lo riprendiamo, lo riestrudiamo. Così, scala, no, scala su punto medio, scala, alt M, merge al centro. Comunque, Paffina, noi non parliamo così di Blender in questa casa. In questa casa si dicono solo cose belle su Blender. Si parla di quanto sia splendido. Tittiri, tittiri. Grande, grosso, anche più grande di te.
Tittiri, tittiri. Splendide, splendide, tittiri. Ok, mi sembra che funzioni, che vada bene. Vabbè, ma a me andava bene anche se ti fossi ridecrata. Lo accetto ugualmente. Grazie, gog.com. Mi dava un fastidio bestia. Dunque, si poteva essere tranquillamente una roba sconcia, ma... Allora. Mi sembra... Questo l'avevamo trasformato e ancora... No, è ancora una situazione. E non ho intenzione a questo punto di toccarlo minimamente. Rimarrà così per il resto dell'eternità. Ok. 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 Vabbè. L'incubo fa paura. Ok. Sono moderatamente soddisfatto. Che ve ne pare? A me sembra che più o meno ci siamo. Sembra abbastanza incubesco. No, io volevo girarlo leggermente. Ok, la mia idea originaria era prendere Mi diverto con poco. Ah, sono riuscito più o meno a risolvere qui la situazione. Appena finisce di compilare tutto. Più o meno funziona. Se me lo dici così, però. Più o meno funziona tutto. E dovrebbe essere sensibilmente più leggero. No, noto adesso che ci sono comunque degli schifi. No, fa cagare lo stesso. No, che errore. No, allora, questo funziona ugualmente. Allora, questo è venuto bene. Il soffitto è una merda. L'effetto oro c'è perché le luci sono gialle. Perché le luci sono giallognole, sono arancioni. Se io le mettessi sul blu, dovrei innanzitutto cambiarle tutte ed è uno sbattone non indifferente. Una rottura di palle cosmica. Un po' più su.
sul verde, poi magari questa la mettiamo un po' più sul violetto, sul fucsia. E questa analogamente finirà sulla stessa sfumatura di fucsia. Così facciamo un po' un arcobaleno, così siamo tutti un po' più LGBTQ. Volevo modificare questo. Sì, in realtà volevo fare tutt'altro, però già che ci siamo, a questo punto io sta roba la toglierei, che crea più casino che altro. Ah, no. E niente, ce lo teniamo così. Pistarco balè. No, cosa sto facendo? No, unisci. Poi, unisci anche questo. Ok. No, perché il pavimento è venuto bene. Perché il soffitto fa schifo? Non ha senso. E ora era un po' più chic. E allora vediamo di se ho salvato giusto. Camera 3. Discard changes. Ok, e adesso è di nuovo tutto giallino. Perché si comporta tutto in modo così peculiare? Ok. Non lo so, il soffitto ce lo teniamo così, ce lo teniamo che è una merda, perché non ho più voglia di starci dietro. Va bene? Ce lo teniamo così? Ce lo teniamo così. Dunque, la mia idea cos'era? Vi mostro registicamente tutta la situazione. Intanto questo non va così. No, il soffitto si guarda solo di sfuggita. Teniamo l'inquadratura bassa. E il soffitto, chi se lo incula. Pensavo di fare tipo una situazione dove la telecamera che si avvicina così. Magari, vabbè, così. E poi arriva qua. Magari qua abbassa un po' lo sguardo. E quando lo alza si vede tutta sta testona qua, che però è lucidissimo sto cazzo di pavimento, non lo voglio così lucido. Perché sei lucido? Shader editor. No, di questa cosa qua. Perché non ho cucinato questa cacchietti nudi nel sederino. Gli ho passato la cera, però in un posto abbandonato da millenni e disperso in mezzo all'incubo, la cera non è che uno la vada a passare proprio con solerzia. Lo chiamiamo Flor Raff e lo piazziamo su una texture gigantesca. E lo mettiamo a 32 bit. Ma sì. Poi stacchiamo tutto. Stacchiamo tutto. Però io perché devo lavorare sempre con il microscopio, che già sono cieco. Ok, poi aggiungiamo una image texture, prendiamo Flor Raff, lo teniamo selezionato, cambiamo con Eevee, cioè cambiamo da Eevee a Cycles e facciamo Bake. Qua gli diamo che deve essere un'informazione non color e aspettiamo quella milionata di secondi. Ok, e niente, ce la raccontiamo un po'. Come state? Come va? Tutto bene?
Avete mangiato le verdure? Avete fatto i compiti? No, ho toccato un tasto dolente, mi spiace, Paffina. Non volevo. Tutto bene, sono contento, Francesco, sono contento, sono contento. E niente, e la musica? Perché si è fermata la... Chi fermerà la musica? Tu no, bravo Riccardo, ribellati al potere. Ma non ho capito perché se non mi avesse continuato qua la riproduzione automatica. Ma è necessario, Paffina, sono cose che gli temprano il carattere. I compiti delle vacanze sono importanti sotto un sacco di livelli. Tipo... È vero, e in effetti è vero. No, a proposito di compiti delle vacanze, io ricorderò sempre che in seconda media non feci i compiti delle vacanze di francese. Perché odiavo la professoressa, perché c'era questo rapporto conflittuale tra me e la professoressa, e me l'ha menato fino all'esame, fino a dopo l'esame di terza media, ce l'ha avuta a morte col fatto che io quell'anno lì non avessi fatto i compiti delle vacanze. E finito l'aneddoto, non era una storia così interessante, ma dobbiamo occupare del tempo. Quindi adesso sapete che io ero un po' un teppistello. Ho questo passato da sovversivo studentello teppistello. Birichino. Ok, adesso ti prego, non essere una merda, sennò io faccio una strage. Ho una macchina nel curriculum, se fosse solo quello il mio problema, Francesco, sarei proprio a fare festa. Perché è ancora più lucido di prima? Ah, perché? Perché è più lucido? Com'è possibile questa cosa? Scusa, se io ci attacco questa... Aspetta, andiamo là. Finisce direttamente nella mia scheda, sono schedato per l'eternità. Allora. Ma non funziona ugualmente. Perché non funziona? Scusa, allora, torniamo un attimo di qua che almeno ci vedo meglio. Se io qua ci infilo... no, questo. Se io qua ci infilo quello, non cambia... Perché non cambia niente? Perché devo alzare un po' lo specular. Quindi se io ci infilo questo, funziona. Ok. Va bene. Lo accetto. D'accordo. In qualche modo funziona. Io direi di salvare e perfetto. Funziona. Adesso questo texture un po' di luridino è qua perché rimane così?
rimane un po' più scuro qua sul centro, che non so da cosa sia dato, ma c'è. Ehi, adesso è tutto un po'... Eh? C'è un po' tutta questa situazione di... Ma perché non c'è la riproduzione automatica di questa playlists? Dov'è il tasto della riproduzione automatica? Non, perché non c'è il tasto? Scusi! La mia riproduzione automatica! Qua si è ripreso. Chip music. Dammi questa che era bella. Sì, sa tipo di... non di, proprio di bagnato, di umidiccio, di quel lepeghetto che si forma un po' lì, sa un po' di lepego. Cosa che in realtà servirebbe anche alle statue, ma visto che non voglio toccare mai più nulla, io lo lascerei così e salverei. Ok. Comunque, vi stavo dicendo, prima di essere così rudemente interrotti da me stesso, che il piano registico era fare tipo una scarrellata così, in cui questo magari anche tutta un po' così storta, in cui si passano sì un po' di luridino, un po' di lepeghetto, un po' di quella situazione lì. Comunque fare questa tipo carrellata e poi questo magari si abbassa così e quando si rialza si vede così la statua con questo che si alza. E poi una volta che questo si alza, cioè magari mentre questo si alza, la camera continua ad andare fino ad infilarsi nella cosa oscura. E una volta che si infila nella cosa oscura, io non ci metterei il mostro nella cosa oscura, ma farei direttamente un render a parte di questo tipo, di questa inquadratura qua, con le luci che si accendono. E poi di nuovo schermo nero e The Nightmare, una roba tipo con scritto in modo strano. Secondo me può funzionare. Nella mia testa registica così. Ok, allora questo è salvato e direi che... Scusa, quanto siamo? Da quanto siamo? Un'ora. Potremmo o fermarci qua, anche se non è che sia stato fatto granché, oppure cominciare a fare l'animazione della camera, della fotocamera, della video, della cinepresa, del non so parlare. Allora, cominciamo a vedere un attimino di sistemare le inquadrature. Altri 5 minuti. Ah, io direi che si può partire così, con questa tipo questa inquadratura qua. Lockrot scale. E dopo... No, però vorrei che tu mi partissi da qua. E poi con lentezza, dopo, boh, 3, 4, 5 secondi. A quanto esce qua? A 24 frame. Quindi facciamo 5 secondi. Ci spostiamo qua. E no, ho sbagliato strumento, ho sbagliato tasto. E facciamo che dopo 5 secondi faccia questo tipo di carrellate. Quindi dopo 5 secondi,
si ritrova in questa situazione qua. Quindi facciamo, vorrei selezionare solo la camera per favore, facciamo di nuovo i Lockrot Scale. Troppo veloce, lo spostiamo allora, 120 a 240, che sono 10 secondi. Ok. Forse però così è troppo lento. O forse possiamo fare che... No, allora intanto... Intanto... Graph Editor... io lo voglio... che sia lineare. Cosa vuol dire che lineare? Perché vedete che prima c'era questa curva Bézier e questa è la velocità che la camera ha nel tempo. Quindi cosa vuol dire? Che arriva, parte piano, poi qua accelera e qua la velocità decresce finché non arriva all'altra chiave. Quello che voglio è che faccia tutto il movimento sempre con velocità costante. E quindi ci serve che l'interpolazione, ovvero il modo con cui il computer decide... Non è meglio prendere tutte le papere a mo' di entrata trionfale? Farla dritta, dici? Che paura. No. Mettiamoci Capitan Goglu Incredibles Adventures. Io però sbaglio tutti i tasti nella mia esistenza. Dici presa così, presa dritta? Si può fare. Allora, facciamo, aspetta. Allora, rifacciamo. Partiamo da qua così. I Lockrot Scale. Questa. Anche se il mio album preferito è il suo, questo ascoltiamocelo perché, anzi forse si fa play page, The Pirate and the Dancer. Poi allora io voglio che faccia questo percorso qua e che arrivi qua magari con la camera un po' così bassa. Pi 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 p
intanto spostiamo la fine, che non è a 250 ma sarà N. Però la voglio che un po' più bassa. Va bene, fa fine. Allora, la voglio però un po' più bassa. La voglio un po' più così. E poi da qua in 2 secondi, no, 3 secondi, no, 2,40 più, non per, più 24 per 3. E voglio che sia che paura. Nefes3D, grazie mille per il follow. Benvenuto. Benvenuto in Charpame Inc. Però qua... io vorrei che fosse un pochino più morbidina. Benvenuto, benvenuto. Oh, benvenuta, non sto assumendo il tuo gender. Non è mia intenzione. Però non è questa rotazione qua, ma è no, è la rotazione sulla X che mi dà problemi. Dov'è? È questa? No, questa è location Z. Ma dov'è? Madonna. Lassù in cima. Va bene, allora benvenuto. Che bestia è questa? Col foglietto io sconfiggerò ogni male, no? Perché è scappato. Bagascia. Seccata. Benvenuto allora, benvenuto, benvenuto. Dunque, questa cosa qua che io vorrei rendere meno appuntita, quindi così T Bézier. Però io vorrei che fosse Bézier anche da questa parte. Vicino delle zanzare. Bézier. Ok, però di qua io voglio che sia più o meno lineare. È di qua che io voglio che mi si ammorbidisca un po' tutta la situazione. Forse ci siamo. C'è sempre sto rimbalzo qua. Buonasera Ribellini, buonasera, buonasera. Sì e no. Nel senso che ora come ora su questo
c'è ancora poca roba su questa versione qua. Sulla versione precedente, sulla versione stabile, la 2.79, c'è il tutorial della ciambella. Se usavi Maya, forse è solo difficile il passaggio alla mappa dei tasti. Però, allora, poi ti ripeto, sulla 2.79 c'è il mondo di tutorial. C'è anche la tipica ciambella di Blender Guru. C'è amore e odio. La tipica ciambella di Blender Guru è il tutorial della 2.79 più fatto nella storia della community. Su questa, la 2.8, che è la prossima versione, la versione uber, super, mega, iper, ha tante cose belle, ha davvero tante cose belle. Pensa che adesso siamo direttamente in visuale render con Eevee. Questo è come uscirà il render. Siamo in visuale render. È assurdo, è assurdo. Però ha pochi tutorial perché è ancora release candidate, quindi non è ancora la versione stabile, è ancora una versione un po' ballerina. Però diciamo che uno sveglio riesce a traslare le informazioni da una versione all'altra. Fai bene, bravo, bravo. Comunque nel canale ufficiale di Blender di YouTube ha messo dei mini video in cui spiegano un po' l'interfaccia nuova, dove sono finiti i comandi per fare le cose. Quindi magari faccio un salto che cominci a sbirciare un po' la situazione. Allora, forse, ma figurati, ci mancherebbe. Allora, forse non mi piace che vada così. Forse voglio farlo un pelo più. Forse è così, guarda. Però fa sto rimbalzo, che palle! Sì, io ho più o meno fatto la stessa cosa con due versioni fa, con la 2.70, 78, 2.77. Anzi, avevo scaricato secoli fa la 2.4, mi ero spaventato dell'intero, ero giovane. Mi ero spaventato dell'interfaccia e l'avevo abbandonato. Poi l'ho ripreso secoli dopo con la 278 o 277, ora non ricordo, e da lì sono andato avanti. Alla fine è questione di trovare il tempo di metterci, sì. C'è questo effetto rimbalzino, che fastidio! Quindi è anche. Non è solo la rotazione. Allora no, quindi la rotazione stava bene lì dov'era. Sono i miei vicini di casa che stanno guardando un film incredibile. Brava, io invece anche lì siamo rivali anche in quello, Paffina, perché io uso Inkscape, che è incredibile. Non è comodo come Illustrator, ne convengo, non è affatto, cioè, non può minimamente competere, però ha i suoi punti di forza anche Inkscape. Allora, io mi sto tristemente rendendo conto. Is this a civil war? Mi sto tristemente rendendo conto che ho modificato il parametro sbagliato. Perché era la
la location Z. Quindi è questa situazione qua che io dovevo rendere una curva Bézier, una signora Bouvier. Quasi. No, non sono un animatore, ma minimamente. Anzi, non sono forse la persona più indicata a fornirti un tutorial. Io ho imparato così per passione. E per passione vado avanti. E Frank, c'è anche Marge. Anche Marge è una signora Bouvier. Faccio quello che capita. Faccio cose a caso. E nessuna delle cose che faccio viene particolarmente bene, generalmente. Piuttosto che studiare mi invento le cose, esattamente. Tipo adesso... No, più o meno va bene. Tipo adesso hai visto che ho modificato il parametro... Sono stato un quarto d'ora a modificare il parametro sbagliato. Ad esempio... Che paura. Mirko, ma ti ho fatto caso adesso che eri tu. Ciao, bentornato. Quanto tempo? Però adesso funziona bene. Sono molto bello, grazie. Anche tu sei molto grazioso. Ci becchiamo quando vuoi. Quando vuoi. Tanto sai dove trovarmi. Allora, io però continuo a non capire cosa... no, no, che errore. No, mi fa cacare. Va bene. Io ad agosto però è difficile beccarmi qua. L'unica cosa, ad agosto io sono nella terra natia, nella terra dei miei padri. Non capisco come... No, che errore. Come risolvere questa situazione. Precisamente, Francesco, precisamente. Settembre è già più fattibile. Ma... Allora, io nel farei anche, già che siamo in vena di animare cose... Mi sono dimenticato di avere il microfono così vicino. Stringerei qua. No, fa schifo. No, scherzavo. Però lo terrei a una lunghezza un po'. Ma sapete che quasi quasi... No, ho sbagliato combinazione. Un coso così ravvicinato col pavimento si vedono tutti gli errori dell'universo che ho fatto. Va bene, Paffino, non ti preoccupare. Tanto chiuderemo, chiudo anch'io che avevo detto solo un'ora, siamo in live da un'ora e mezza. E anche perché ora come ora sto impazzendo perché non capisco dove sto sbagliando. Forse qua, questo.
close up sul pavimento. È così. Perfetto, non tocco mai più niente. Perfetto, a posto così. Dunque, amichetti belli, principessine del mio cuore, io vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Vi invito, come sempre, a seguirci su Twitter per scoprire le date dei prossimi appuntamenti. E niente, vi auguro di permanere in uno stato di fancy fino a che non ci rincontreremo. E niente, buonanotte, ciao zio. Ciao.